Ma ovviamente io voglio dire qualcosa in più, ma pochissimo, sul capitolo che io ho letto e riletto tante volte, che è il capitoletto nono, Una piaga profonda alla criminalità. Ci sono quattro punti di questo pezzo, che andrebbe letto, io penso, continuamente anche nei seminari dell'antimafia, quelli che tu giustamente chiamavi i professionisti dell'antimafia. Perché Adesso stiamo leggendo i seminari nostri. è già qualcosa. Cioè, tu sai che io penso che ci sono vari tipi di antimafia, c'è un'antimafia che declama e c'è un'antimafia che fa, e non è quella dei carabinieri e dei poliziotti, perché io sono convintissimo che l'antimafia che fa è quella che opera nell'educazione, e la Chiesa lo dice con chiarezza. Prima di tutto c'è un'analisi durissima dell'esistente, un'analisi durissima di quello che sta avvenendo, che contrasta con un clima di ottimismo che viene sparso, diciamo, continuamente, anche attraverso la TV. Noi ogni giorno sentiamo che la mafia è ormai sconfitta, che vengono, diciamo, arrestate le persone e che ormai non c'è più la mafia. Sempre Abbiamo persino sentito qualcuno che dice che diciamo, in tempi brevissimi si assisterà alla sconfitta della mafia. La Chiesa in questo mi sembra che vada in chiarissima controindicazione, ed è giustissima per la verità, per chi conosce la vicenda, perché utilizza delle parole durissime dicendo quali sono le conseguenze del controllo malavitoso del territorio. Il controllo malavitoso del territorio porta di fatto a una forte limitazione, se non addirittura all'esautoramento dell'attività dell'autorità dello Stato e degli enti pubblici, favorendo l'incremento della corruzione, della collusione, della concussione, alterando il mercato del lavoro, manipolando gli appalti, interferendo nelle scelte urbanistiche e nel sistema delle autorizzazioni e concessioni, contaminando così l'intero territorio nazionale. Io, quando ho letto questo punto, ho pensato che forse era caduta un po' la penna, perché questo sembrava scritto da un fanatico dell'antimafia piuttosto che da vescovo, e invece per averlo scritto ai vescovi è pesantissimo. E anche una conoscenza del fenomeno che dimostra un approccio e un'interpretazione molto corretta dei termini, non soltanto diciamo strettamente criminali, ma anche e soprattutto dei termini economici. Perché la lettura della criminalità organizzata che fa la Chiesa è una lettura della criminalità organizzata corretta, della criminalità organizzata che ormai è infiltrata nel mondo dell'economia, nel mondo delle istituzioni, nel mondo degli affari, una criminalità che ha cambiato faccia, che non ha più l'orografia della lupara e della coppola, ma che ha i colletti bianchi, fintamente bianchi, ma dentro molto più neri di chi va a sparare. La stigmatizzazione forte con il ricordo, il terzo punto, la stigmatizzazione molto forte con il ricordo del grido, proprio del grido di dolore di Agrigento. Chi sa come è avvenuto quel grido di dolore di Agrigento di Giovanni Paolo II, sa che era una cosa non preparata, che Giovanni Paolo II disse quella cosa dopo aver incontrato i familiari di Livatino, anche un po' superando nello stile tipico che era quello di Giovanni Paolo II, che francamente io rimpiango moltissimo. Uno stile tipico di chi, diciamo, si sentì forte sulla propria pelle che cosa significava la mafia in Sicilia e disse parole mai dette, forse scontate, perché il linguaggio evangelico è il contrasto al sopruso, e quindi mafia e Vangelo dovrebbero essere come cani e gatti, come diavolo e l'acqua santa. E invece quelle parole però non erano mai state dette in questi sensi, e in questo senso il documento ribadisce. E ultimo passaggio, il riferimento agli esempi. Il riferimento agli esempi è pesantissimo. Il riferimento, io credo, agli esempi, tre esempi sostanzialmente ci sono, e poi sono gli unici nomi citati in tutto il documento. Sono due sacerdoti che a me piacerebbe ricordare anche come sacerdoti spesso tenuti anche lontani dalle gerarchie che contavano. Io ricordo benissimo, fino a poco tempo fa, anche quali erano e quali sono stati fino a poco tempo fa, le celebrazioni fatte nei confronti, per esempio, del nostro Don Peppino Diana, dove gran parte della Chiesa ufficiale non si è mai fatta vedere. Questo è chiaramente un segno significativo, anche un po' di un'inversione di tendenza, l'individuazione, ad esempio, di personaggi che all'interno della stessa diocesi, diciamolo con forza,
sono ancora oggetto spesso di mezze parole, ammiccamenti, qualche passaggio non chiaro. Quindi il riferimento ai modelli io credo che sia una novità rilevantissima rispetto al passato, perché si segna un passaggio, diciamo, fra la declamazione e l'impegno, che è ormai insuperabile, cioè non ci può essere una via di mezzo fra il sacerdote che fa il finto sacerdote e il sacerdote dell'impegno. L'antimafia è il DNA di chi opera in certi contesti, non si può fare il prete facendo finta che la parola mafia sia una cattiva parola. La parola mafia è, dice la Chiesa, sintomo identico, sinonimo di peccato. E io chiudo un po', diciamo, in controtendenza, dicendo che però, secondo me, manca su questo punto un'autocritica, forse non era il momento. Manca un'autocritica su quello che è stato, e purtroppo è ancora, il rapporto fra certo mondo della mafia e certi comportamenti e certi atteggiamenti di una parte della Chiesa. Lo dico da cattolico convinto, lo dico da cattolico in qualche momento anche deluso dai comportamenti di indifferenza che in qualche caso sfiorano la connivenza. Forse tutto questo e tutto questo momento di autocritica viene implicitamente ammesso quando si individuano a modelli soggetti discussi all'interno della stessa Chiesa. Io credo che se noi non avremo il coraggio, anche da laici cattolici, di fare autocritica e capire perché la Chiesa è stata silente, e lo è ancora parzialmente, rispetto a certi temi, perché la Chiesa che nelle realtà meridionali è ancora fortissima e continua spesso ad essere la Chiesa istituzione, non la Chiesa ecclesia, la Chiesa comunità, ma la Chiesa che riesce ancora in certe realtà, soprattutto del meridione, per esempio ad orientare il voto. Perché la Chiesa nell'orientare il voto non fa le scelte coerenti in relazione alle persone? Io credo che quello che ha detto Don Tonino Palmese lo ricorderò sempre. Le parole assumono significato in relazione a chi le dice. Tutti siamo bravi a dire la parola amore, o la parola pace, o la parola etica, ma assumono un grande significato in relazione a chi le dice. Io credo che sia compito nostro, dei cattolici, far coniugare le parole ai comportamenti. Facciamo